Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. La cooperativa Le Risorgive nasce più di 20 anni fa. Noi abbiamo raccolto il testimone da quest'anno, il negozio adesso si chiama Le Nuove Risorgive. Continuiamo quindi quello che è stato il percorso nato con la cooperativa, la vendita di prodotti biologici e soprattutto continuiamo a fare dei corsi, quindi a dare una base comunque di cultura di quello che è il biologico e appunto con questi corsi. Si tratta di corsi di cucina che nascono in collaborazione con l'ACAB, dove appunto vengono un po' spiegati il metodo di cottura, le preparazioni, in particolare la semplicità di queste preparazioni. Proponiamo infatti una cucina senza uso di zuccheri, di grassi animali, di latte, uova, quindi una cucina semplice, in quanto anche il prodotto è appunto spartano, fatto con prodotti di base, può comunque diventare un piatto ricco. Un'altra cosa che facciamo è il discorso dell'ortofrutta chilometro zero, quindi prodotti di origine ovviamente da agricoltura biologica che vengono da produttori locali, prodotti appunto che si trovano nella stagione corretta. La scelta del biologico non è solo un'alternativa ad una dieta convenzionale, ma dovrebbe essere una scelta di prodotti che danno certe garanzie. I prodotti biologici sono tutti certificati sia alla fonte, quindi dalla produzione, quindi in agricoltura, i terreni sono controllati, non c'è uso di pesticidi, non c'è uso di sostanze chimiche, in tutti i passaggi della filiera, quindi la preparazione e anche la vendita. Noi siamo un negozio certificato, ci sono dei controlli dove veniamo a campione, vengono scelti dei prodotti controllati dagli enti specifici. Altra cosa importante che il biologico offre sono i prodotti per le intolleranze, quindi le alternative a quelli che possono essere il frumento come il farro, il camut, e l'alternativa a prodotti convenzionali che hanno zuccheri, grassi animali, uova, latte, latticini, e quindi con dolcificanti alternativi, quali possono essere il malto, il succo di mela concentrato, per quanto riguarda appunto i dolcificanti. Per quanto riguarda i latticini, prodotti a base di latte di capra, se non addirittura bevande vegetali, quindi bevande di avena, di riso, di soia, che sostituiscono benissimo il latte vaccino. Quindi il biologico offre una ricca varietà di alternative. Da dire anche, escludendo quello che è il prodotto alimentare, la scelta anche di prodotti per l'igiene personale della casa, prodotti con poche sostanze chimiche, ma ricchi di sostanze vegetali. Abbiamo la presunzione di offrire dei prodotti biologici, quindi sicuri, garantiti di qualità, e l'umiltà di essere a disposizione del cliente, di seguirlo nella scelta appunto dell'alimentazione biologica.